Il diritto al lavoro. La nostra Costituzione attribuisce uno spiccato rilievo al lavoro, dichiarandone ora il valore primario assunto come fondamento della Repubblica, ora la volontà di tutela mediante la previsione di importanti disposizioni. Fra le norme costituzionali dedicate al lavoro si ricordano l'articolo 3,2, che pone alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza di cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. E poi l'articolo 35,1, che ribadisce il principio della tutela da parte della Repubblica del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. Vi sono poi l'articolo 36, che tratta il diritto alla giusta retribuzione, alle ferie e al riposo, il limite della giornata lavorativa. L'articolo 37, che cura il diritto e la tutela della donna lavoratrice e dei minori. L'articolo 38, che regola la previdenza sociale. L'articolo 40, relativo al diritto di sciopero. Fra di essi possiamo dire che uno dei principali punti della Costituzione relativi al lavoro è il diritto al lavoro, sancito proprio dall'articolo 4, che letteralmente al primo comma afferma: la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Se di lavoro abbiamo parlato qui in termini costituzionali, l'idea di lavoro è anche un concetto ben espresso metaforicamente all'interno dell'opera di Kalhil Gibran, il profeta, in particolare nel capitolo dedicato al lavoro. Di Kalhil Gibran, dal profeta, capitolo sul lavoro. Allora un contadino domandò: parlaci del lavoro. Ed egli rispose dicendo: voi lavorate per seguire la terra e la sua anima, poiché oziare è allontanarsi dalle stagioni e dal corso della vita, che solenne e fiera e vinta procede all'infinito. Quando lavorate siete un flauto che nel suo cuore volge in musica il murmuro del tempo. Fra voi chi mai vorrebbe essere una canna silenziosa e muta quando le altre tutte insieme cantano? Vi è sempre stato detto che il lavoro è maledetto e la fatica una sventura. Ma io vi dico che mentre lavorate si compie la parte più remota del sogno della terra, che vi fu dato quando la terra nacque. Così vivendo di fatica, voi amate in verità la vita, e amando la fatica della vita, voi ne capite il segreto più profondo. Lavorare con amore è un vincolo con gli altri, con voi stessi e Dio. Il lavoro è amore rivelato. Se non potete lavorare con amore, ma esso vi ripugna, lasciatelo. È meglio sedere alla porta del tempio per ricevere elemosine da chi lavora con gioia. Poiché se fate il pane indifferenti, questo pane sarà amaro e non potrà sfamare l'uomo. E se premendo l'uva in voi non c'è trasporto, nel vino la vostra ripugnanza distillerà veleno. Eppure se cantate come angeli, ma non amate il canto, renderete l'uomo sordo alle voci del giorno e della notte.